Aldo, oggi il giorno 26 settembre, guardare dove sono, meraviglia, faccio focus. Sono ai piedi del Monte Legnone e Monte Legnoncino. Monte Legnone, che mi ricorda studiando, è alto 2610 metri. È il monte più alto delle Prealpi. Sono qui in questo bel paese dove c'è un cammin che fuma, perché oggi fa veramente freddo, l'abbassamento di temperatura di 10 gradi. Sono venuto da questa strada comodamente in bus. Ora vi indico esattamente il paese. Tremenico, comune di Valvarrone, altezza 754 metri. Benvenuto, benvenuto anch'io Aldo, sono qui, sono contento di essere qui ai piedi delle montagne dove c'è la neve, fa freddo, c'è una temperatura di 10 gradi, ma oggi la mia escursione è molto profonda nel scoprire sotto questo cielo che cosa c'è. Guardare qua di fronte, scopro Tremenico, il paese delle miniere. Infatti qua si estrae l'albite, è un si può dire, trovare la parola appropriata, un feldspato sodico che viene utilizzato principalmente nell'industria della ceramica, nell'industria vetraia. Ecco, qui di fronte si vede benissimo la funivia. Sono in Val Varrone, devo dire che oggi sono all'escursione di questo nuovo paese, mi piace. E nel tempo di mezz'ora posso girare questo piccolo borgo. Devo dire che questo borgo, come Soaglio, il paese antecedente, è sempre in pieno sole, anche d'inverno, solo un mese o due che non ha il sole. Ecco qua che leggo un'altra insegna, Borgo di Lentrè, si scende di qua, Italmineraria, ok, funivia di Tremenico Lentrè. Ok, giusto, che bello questo borgo qua, e che c'è sempre il sole come paese di prima, Soaglio, che sono passato comodamente in bus. Inoltre in questo paese ci sono anche cose necessarie per l'uomo, farmacia, supermercato e tutto. Mi trovo oggi in un'altitudine che fa freddo, però mi piace esplorare questa mia bella Italia, la Lombardia soprattutto. Sono qui in questo momento ad ammirare la bellezza naturalistica di questo paese qua. Aldo, il girovago dei borghi più alti lombardi, l'attività estrattiva sviluppatasi accanto alle stalle del nucleo rurale di Lentrè risale agli inizi del XX secolo, quindi è sotto dei campionari di materiali ad analisi chimica, scoprendo così il potenziale sfruttabile del minerale. E ok, sono in Val Varrone, vi saluto. Purtroppo sto studiando tutto, è ben difficile capire le cose, però poco per volta imparo ad ammirare questa stupenda Val Varrone. La prima volta che sono arrivato in questa valle così sinuosa, così ripida nella valle. Settimana scorsa avevo scoperto la Valsassina. Oggi sono qua ad ammirare soprattutto quelle belle montagne, che faccio di nuovo il zoom nel paese di Tremenico, l'ho già detto prima, il paese delle miniere. Aldo, un saluto dal freddo, ma sto veramente bene. Alle 16 il bus che ritorna a Bellano Tartavalle Terme, dove ho il treno per Milano. Anche oggi è stata una bellissima escursione.